Better Call Soros, il primo podcast interamente dedicato ai patti Soros, ossia un sacco di stronzate partorite dagli outcazzari. Questa sera, con la partecipazione eccezionale di Miriam Di Penta, la moglie di Fotone, che partecipa anche lui, Fabio Bortolotti, Kenobit e Fernando Bentivoglio nei panni di Nabucodonosor. Ah. Amici, benvenuti a Better Call Soros, quella che è la quarta puntata, o forse la terza puntata, diciamo, sì, è la terza puntata vocale, ma quarta puntata se consideriamo anche il video bellissimo che abbiamo fatto all'Acquario di Genova. Quindi, Better Call Soros, il podcast dedicato ai patti Soros. Se non sapete cos'è un patto Soros, andatevi a risentire il primo podcast nel quale spieghiamo questo concetto. O secondo me anche andate avanti tranquilli e secondo me lo capite. Lo capirete, sì. Esatto. Tanto che qual è il format di questo nuovo podcast che abbiamo appena iniziato? È che uno di noi propone un patto Soros a uno degli altri, si discute il patto Soros, si sentirà della musica e poi patti Soros e poi musica finché non ci rompiamo il cazzo. Quindi, senza ulteriori indugi, Nabucodonosor, Fernando Bentivoglio, mi dicevi che hai un patto per dare fuoco alle polveri. Assolutamente, per il nostro buon amico Fotone. Fotone, ah, eccomi. Cominciamo subito con le bombaruole secche secche. E avrai un vitto alloggio pagato a San Francisco. Mm-hmm. Che quindi so di coglierti con la cuore in bocca. Ovviamente. Come? A vita, cioè vitto alloggio. Beh, certo, sì, sì, è un vitalizio. Però, però qua scatta il fatto. Per tutta la vita e soprattutto per tutto il viaggio di andata a San Francisco, tu vestirai i panni di un Pikachu gigante, che quindi è un costume di quelli da fiere, che sono disegnati per persone alte 1,70 m. Quindi in pratica scoppia dentro questo, esatto, cioè, costume di Pikachu, quelli grossi, un po' cicciolosi. Cioè, il costume di Pikachu di per sé è molto grosso. Il problema è che sono disegnati per... Ma quindi per lui, allora, lui ha vitto e alloggio a Los Angeles, ma è sempre vestito così? Sì. E la società come reagisce? Società reagisce... Beh, a parte che in un periodo di proliferare i Pokémon Go potrebbe reagire molto bene. Assolutamente. Ma dopodomani sarò considerato un coglione. Esatto, è quello il problema. Però, comunque è un vitto... Cioè, comunque sei... Hai la casa sopra AX e non devi pagare un cazzo. Ma ti dico, farei fatica ad accettarlo anche per svariati miliardi, ma non perché voglio essere veramente attaccato al denaro e è perché poi non ti godi un cazzo vestito da Pikachu, cioè non ti godi nemmeno una pizza o il panino. Beh, di ice. Vabbè, in realtà puoi fare, cioè mangiare, è chiaro che devi svestire i panni di Pikachu, devi cagare normalmente. Il problema è che quando vai in giro con la tua mogliera o per i fatti tuoi in moto, sei vestito in un Pikachu che è piegato dentro un Pikachu, fondamentalmente. Quindi, cioè, le cose che piacciono a me, andare in moto, andare in bici, andare in macchina, le faccio da Pikachu. Le fai vestito da Pikachu, sì. Che rottura. E tra l'altro, cioè, già camminare è difficoltoso, perché se sei alto più di 1,70 m... Cammini un po' bidon. Sì, sì. Cioè, devi stare un po' piegato all'interno di Pikachu. Che palle. No, ma non posso accettarlo, perché vanifica tutto il fregno di stare a San Francisco. Ma secondo me, però, guarda che c'è del potenziale ulteriore rendita nel fatto di vado in giro vestito da Pikachu. Non lo so, no, io anch'io lo rifiuterei. Addirittura. Qua. Io te lo rifiuto e guarda. Però sei dell'altezza giusta tu. È vero, a me va meglio. Non devi stare piegato. Sei comodo, dai. Non devi stare piegato. Allora, io invece, guarda, questo qua te l'abbiamo rimbalzato così, cioè non vogliamo vestirci da Pikachu. Perché non apprezzate l'arte. Ma io ho un... Un contropatto. Ho un contropatto, no, neanche contropatto, è un patto diverso per Fotone. Ah. Fotone,
mi sento un po' bersagliato, ma percepisci 3.000 euro al mese, ma fai la pipì antigravitazionale. Nel senso che tu pisci e va verso l'alto, cioè la gravità è verso, è dalla parte opposta rispetto alla gravità normale, e dopo circa mezz'ora torna alla gravità normale, quindi ricade poi per terra. Accetto. Accetti così subito. Così a secco, a freddo, senza spiegazioni, accetto. Perché se volete la spiegazione è che comunque le prime volte è divertente vedere la pipì antigravitazionale, e secondo me dopo un po', quando percepisco 3.000 euro al mese, quindi comunque sto bene, secondo me dopo un po' mi attrezzo una situazione che mi consente di pisciare tranquillamente. Però Fotone, vieni a casa mia a cena. Ma ti ricordi la signora che mi porto a fare le pulizie perché io ti smerdo il bagno ogni volta che vengo, che avevo accettato quel... è una grande costante Soros. Io mi portavo la cioè, pulizie. Sei in campeggio, cioè vuoi pisciare contro un albero o pisci in cielo? Vabbè, ma contro un albero che cazzo te ne frega, però. Però vuoi mettere, se vai con un amico che non ti conosce e vedi che la tua pipì va verso l'alto. Vabbè. Amico, ma spiegarglielo. Guarda, guadagno, c'è una persona che mi dà 3.000 euro al mese perché pisciare. Allora, una regola di tutti i patti Soros è che si possono divulgare, cioè non è un segreto, cioè tu puoi dire a chi vuoi che c'è un omino del cielo che ti dà 3.000 euro al mese per trasformare la pipì in materiale antigravitazionale. Assolutamente. No, ma secondo me questo è anche abbastanza facile da accettare. O almeno, boh, per me lo è. Allora, ti descrivo delle situazioni che potrebbero essere antipatiche. Veramente, vai a cena... La cena aziendale. La cena aziendale. E vai al cesso a pisciare e pisci sul soffitto. E dopo una mezz'oretta iniziamo a gocciolare plic, plic. Plic. La gente va dentro, guarda su e c'è una pozzanghera di piscio sul soffitto. Che comunque fa già ridere tantissimo. Pozzanghera di piscio sul soffitto. Cioè, no, vai... Ma in situazioni, è chiaro che in situazioni del genere non dico di avere questo, chiamiamolo potere, perché non è un potere, comunque mi faccio i cazzi miei. Cerchi di farla franca, dici, cioè boh, chissà che c'è una pozzanghera di piscio sul soffitto, ma chi sarà stato? Ma quello di sopra avrà un'infiltrazione. Eh sì, è l'infiltrazione di quello di sopra, cioè che vuoi che io ho pisciato sul soffitto e che sono, cioè il piscio antigravitazionale. Ma se è impossibile. Amore, all'aeroporto... Che cazzo ne so... Stai tu che pisci, quello a fianco non lo vede un getto di piscio sul soffitto? All'aeroporto sì, cioè dove... Quando c'è la roba contro il muro, quando c'è il Vespasiano è veramente una merda, perché ti vedono tutti. Ma tanto negli aeroporti ci sono giapponesi, cinesi, gente disperata. Sei giapponese quanto sta contento. Chi se ne frega. No, ma accetto. Oh, datemi sti 3.000 euro, ho accettato, cazzo. No, tra l'altro a casa ti puoi attrezzare benissimo. Cioè a casa tu fai un tubo, fai un grosso imbuto sopra il cesso. Ma sì, fai il tubo del condizionatore. Esattamente, esattamente. Ci metti anche una ventola dentro e semplicemente la gente si chiederà perché da casa tua escono nuvole di piscio. Esatto. Vabbè, ma è problemi loro. Sono ragazzi. Ma volete mettere che non mi incazzo più che trovo le gocce di piscio sulla tazza del cesso? Fotone, ma sei un animale! Mamma mia, una goccia di pipì sulla tavoletta, e che sarà mai? Cioè, non sulla tavoletta, sulla sottotavoletta, quindi proprio sulla tazza. Che problema c'è? Dai. C'hai anche uochi per pulire. Ma che schifo. La sgrullata del cazzo prevede che due o tre gocce possano cadere sulla ceramica. Siamo già entrati nello scatologico. Ma sì, però a questo punto, Fotone, ti propongo un'aggiunta. Anzi, no, è stand alone. Babam. Che allora prendi 700 euro al mese, ma a prescindere da quanto ti sgrulli, cioè puoi sgrullarti all'infinito, ma ti rimane sempre la gocciolina. Ah. Che quando rimetti le mutande, gocciolina.
però sono 700 euro al mese. Ma la gocciolina è permanente, cioè ce l'ho anche durante tutto il giorno mentre no, non piscio, mentre cioè, no, stendo... hai pisciato, ti rimane la gocciolina e poi si asciuga. La normale gocciolina. Quindi piscio 5 volte in un giorno, vuoti non c'è. Piscio 5 volte in un giorno, ho 5 goccioline che mi vanno a macchiare le mutande e intriderle di piscio. Esattamente. 700 euro. Sì. Ma ti dirò, sarei tentato di accettare, però poi uno sbattimento dover cambiare spesso le mutande, perché le dovrei cambiare veramente almeno 2 o 3 volte al giorno. Ma siccome ho accettato le 3.000, mi faccio i cazzi miei, mi bastano 3.000. Se non avessi accettato quello di prima, accetterei, ti confesso. Ok, perché sennò è ovviamente ovvio. Bene, allora io direi cioè, che... mi sembra veramente un'esagerazione di piscio. Non mi servono 3.700 euro al mese, dai. L'urina è un bene prezioso. Bene. Sono ma non pensate, tipo, no, che ne sono, i femmini abbiamo i proteggi slip. Ah beh, se li può mettere, si può mettere i proteggi slip. Si può mettere i proteggi slip. Tra l'altro, guarda, puoi con gratis, a tua discrezione, se accetti questo patto, puoi diventare anche il testimonial della Nuvenia Pocket. Cioè, questo è gratis, non, cioè, vieni pagato per essere testimonial, cioè, vieni per, così, però è embeddato nel patto, cioè, opzione, puoi decidere di diventare il testimonial degli assorbenti, con le ali. Mm. Che poi comunque, no, ma... perdonami, ma a quel punto hai 3.700 euro al mese, secondo me puoi anche permetterti di girare in casa nudo. Ah beh, vabbè, sì. Che sì. Cazzo te ne frega. Ma sai che cioè, mi state convincendo, ma quasi quasi 1.700 euro non mi fanno schifo, accetto. E tra l'altro faccio subito un micro contropatto, dato che siamo... che bella parola è il micro contropatto. Ci vorrebbe quasi un jingle. Aspettate. Il micro contropatto. Con Fotone. Prego, Fotone. Qua in post-produzione metteremo un effetto sonoro. Ricordi i 700 euro che ho appena accettato per avere la gocciolina? Io te ne do, Soros te ne dà 750, ma durante il giorno, 24 ore al giorno, 24/7, devi avere un tampone infilato su per il culo. No, vabbè. Vabbè, posso... Sì, lo sì. Puoi togliere quando caghi. Ma sì, allora. No, non lo so, l'estate deve essere veramente un fastidio orribile. No, non lo accetto, ho cambiato idea. No, non lo accetto. Secondo me dopo un po' ti abitui, non lo senti più. Bene, allora, visto che Better Call Soros è evidentemente il podcast dedicato alle vostre funzioni corporee e biologiche, metterò un pezzo che ci porterà, ci traghetterà verso la prossima segmenta. L'era mai successo un'altra trua un sesso meis un cagado a Monte Carlo, merda non finir spusa da impazzir se voltava in tucci a Monte Carlo. Era il vento all'incontrari, era nanca urinari, merda in dimida, merda in mesica, fu in pieni de merda Monte Carlo. Sur la promenade, a ghir di gran cagà, scarli gavenzus a Monte Carlo. Pure in riva al mare, l'era un fatti noir de merde, più al a Monte Carlo. Oh mon Dieu, che tan si sente, ma se le giù della merda, la di la gente, merda indica il sesso,
merda in del culet, che era pien de merda a Monte Carlo. Che il pezzo più bello del mondo, secondo me, ma proprio del mondo, è Jizz in My Pants dei Lonely Island. Mamma mia, no, il pezzo più bello dei Lonely Island è Fucking Each Other's Moms. Vabbè, sì. Quello è veramente eccezionale, ma anche il video con Susan Sarandon. Minchia. Beh, se non lo conosco, anzi, la metteremo dopo, sarà il prossimo pezzo che mettiamo. E a questo punto, Fotone o Miriam di Penta? Miriam di Penta. Beh, ecco. Tu hai il cognome così figo che sarai sempre chiamata con nome e cognome. Terribile, neanche al liceo mi chiamavano con nome e cognome. Anzi, cognome e nome, perché così suoni come un robottone giapponese. Dipenda, ah. Miriam. Ma la cosa più bella è che Miriam... Secondo me è cognome Omen, proprio. In realtà, secondo me, la cosa più bella del lotto è che Miriam con la Y. È Miriam con la Y. Quindi è Miriam. Ok. Dipenta Miriam. Dipenta Miriam, avevi detto che avevi un patto da proporre all'umanità. E quindi Miriam di Pentagram, è il tuo momento. Allora, il mio patto è semplicissimo, secondo me, poi non è per neanche... Chi è innanzitutto per chi? È per te, Fabio. Oh, grazie. Allora, ti danno 2000 euro al mese, però tu ogni volta che sali o scendi una rampa di scale... ti scompaiono i vestiti, sei nudo. Poi mi ritornano alla fine, giusto? Appena hai finito la rampa di scale ti ritornano, però... Sui pianerottoli in mezzo, quindi sono vestito? Come? Sui pianerottoli in mezzo, cioè... Sui pianerottoli in mezzo sei vestito, se prendi l'ascensore sei vestito. Se salti una rampa di scale sei nudo mentre la salti. Che è bellissimo, tra l'altro. Appena... Parkour nudo sulle scale. Tra è bello che tu abbia proposto questo patto senza sapere che a casa di Fabio non c'è l'ascensore. Esattamente. Esattamente. Però quindi mi confermi che sui pianerottoli sono vestito. Quindi anche esatto. Il pianerottolo sì, che c'è tra un piano e l'altro. Esatto. Cioè, ma vai a prendere la metro, mese, vai. 3000 euro al mese? 2000. 2000? Due, lo accetto di brutto, lo accetto di brutto, ma subito, nel senso, è un fastidio minore, nel senso che ascensori nel mondo pubblico ci sono quasi dappertutto, sì. Ho il problema di casa mia, però a quel punto, cioè a casa mia posso guardare che non arrivi nessuno, e poi io se uno mi vede passare nudo, ma mi stanno tutti sul cazzo tanti miei condomini, quindi aspetta, però... Fabio, non sottovalutare il fatto che il patto contempla anche singoli scalini, due scalini, tre scalini, cioè anche l'ingresso. Vabbè, però in un... se faccio il micro scalino in un negozio, la gente non fa in tempo a registrare la cosa. O sì, no. Registra, crede di essere ubriaca, nel senso, vedono un fotogramma di menudo, ma una frazione di secondo dopo sono già vestito di nuovo, e quindi loro dicono: ma mi sarò sbagliato. No, assolutamente sì. Assolutamente. Cioè, però vai a prendere il treno e tutta la rampa di scale. Non lo so, io non saprei accettarlo. Comunque tu l'hai accettato. No, io lo accetto di brutto. Sì, secondo me è strafattibile. Cioè, è un problema. E ovviamente le scale mobili. Le scale mobili come funzionano? Sono vestito o no? Perché questo potrebbe essere un problema. Sono lente. Cioè, o me le faccio di corsa di brutto. Cioè, sono l'uomo che corre nudo sulle scale mobili. Secondo me, sulle scale mobili hai diritto ad avere un cappello. Sei nudo, ma almeno un cappello. Sì. nudo con le mani in tasca. No, io comunque accetto assolutamente. No, è una cravatta abbastanza lunga. Da coprirti anche le i gioielli di famiglia o anche il calzino esatto. Tipo Flea dei Red Hot Chili Peppers. Notevole. Yeah. Bene, allora io l'ho accettato, guarda, sono molto contento anzi di questo patto, tanto che te ne vengo subito a riproporre un altro
Allora, non hai ferie, non hai ferie, non hai vacanze, Già fa ridere. la tua vita lavorativa funziona così. Hai la settimana che dura 3 mesi, quindi tu devi lavorare per 3 mesi consecutivi. Non hai il weekend, non è che devi ammazzare e fare le 3 del mattino tutti i giorni, però 9 to 9 5. to 5, 3 mesi consecutivi, e poi hai un mese di vacanza. Sempre, cioè hai i weekend di un mese sostanzialmente che vengono dopo delle settimane da 3 mesi. Che se ci pensi è un affarone perché a fine anno hai fatto 4 mesi di ferie. Ma è una figata, eh. Secondo Ma me è che una figata. figata, esaurisci! No, secondo me è una No, figata. allora, vabbè, rispetto a quello che lavoro io adesso, ragazzi, non conviene. No, io forse non l'accetterei. Io sì, però non l'hanno fatto a me, quindi Soros. Io, vabbè, no, ma in realtà No, ma poi lo possono accettare tutti, nel senso, io lo accetterei, per esempio. no, io nettamente. però l'orario è 9:17. No, vabbè, se puoi Ah, è anche l'orario. trovarti, cioè, non è un lavoro part-time, questo è chiaro, però, cioè, poi se fai il lavoro da freelance, mezza freelance, che lavori dalle 10, cioè, magari un mattino inizi a lavorare alle 10 e uno alle 8, va benissimo. Sì, beh, devi comunque fare le 8 ore. Cioè, però fai semplicemente una giornata di lavoro piena, Sì, è un. con la malattia, nel senso. La malattia con il medico della ASL rompicoglioni, che se Che se fai così, sgarri. cioè se vieni sgamata, guarda, è più facile, se vieni sgamata a fingere la malattia, che magari non ti sgamano, però è possibile che ti sgamino, ti salta il mese di vacanza. Nel senso, quello lì diventano 4 mesi seguiti da 3 mesi di lavoro. Bam. Ok, per il resto rimane il mio lavoro con il mio Esatto, sì, non stipendio. solo, puoi anche cambiarlo il lavoro volendo, cioè cioè se da quel lavoro lì, mentre stai facendo quel lavoro lì, fai un colloquio, trovi lavoro da un'altra parte che ti piace di più, puoi cambiare lavoro, non è una roba. Vincolante. E sei Con anche, le stesse. grazie a Soros, sei anche protetta dai licenziamenti, perché devi sempre avere un lavoro. Va bene, accetto. Accetti, Accetto brava. a mani basse. Brava di Penta Sì. Miriam, brava, io Scusate, vai. parlando di lavoro, mi è venuto in mente un altro micro patto E Soros. aspetta, 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 Cioè. aspetta. Il micro patto Soros con Fotone. Era il mini micro, vabbè, ma questo è Il un mini mini po' meno micro. mini. Vai. Allora, hai il lavoro dei tuoi sogni, cioè Soros sa qual è il lavoro dei tuoi sogni, quindi automaticamente lo fai, magari fai l'astronauta o il pilota di Formula 1, ma ogni giorno del tuo lavoro, che ha uno stipendio adeguato, insomma, a quel lavoro, non sei licenziabile, insomma, lo farai per tutta la vita, ma Certo. ogni giorno a orari random ti caghi addosso. No. Cioè, l'astronauta, magari un giorno ti caghi addosso mentre sei nella stazione quella Che spaziale. è l'astronauta, è la trama dell'astronauta pasticcione di Elena Storiatese, tra Esatto, l'altro. esatto. Oppure fai il pilota, oppure che cazzo ne so, guidi gli aerei, oppure ti caghi addosso. È Io tosta. no, io non ci sto. Secondo me è troppo gravoso. 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 Ma bene, allora io direi che adesso. Ti pulisci, ti porti un cambio, lo sai che prima o poi Se succede. fai il sub, no. Il sub è una merda, è proprio una merda fare il sub. Ma te la tieni, che cazzo è? Non è Tra l'altro, che. scusa, ma voi conoscete dei sub di professione? No. Cioè, è fattibile fare il sub di Eh beh, professione? sì, quelli che vanno a Beh. salvare la gente, quelli che vanno a.
quelli che fanno la, la coltivazione di cozze, queste robe qua. Ma tra l'altro avevo visto un documentario a Genova che tu le dovresti conoscere, che vanno sotto le navi a pulire certo. Però quelli di solito sono carabinieri, non è che sono sub, che fanno solo il sub nella vita. Sono dei carabinieri sub. Fanno anche sub-carabinieri. Oppure che fosse quello che da mangiare ai delfini all'acquario di Genova e gli caghi nella piscina. Cioè, ma cosa? Notevole. Benissimo. Vabbè, momento musicale e poi torniamo con i Patti Soros. Io l'avrei accettato comunque. Beh, sì. Non lo so, no, boh. No, però tu faresti il pilota di Formula 1, che anche se si caga addosso non gliene frega un cazzo. Beh, a me darebbe un po' fastidio fare 30 giri pieno di merda, eh. Sì, no, vabbè, anche di più in realtà, tipo 60. Beh, ma magari mi capita sul podio o prima della gara. Beh, sul podio sarebbe bellissimo. Il momento dello champagne. Is a dog. I forgot it's Mother's Day. Didn't get a gift for her. Other plans got in the way. She'll be so disappointed. Damn, I forgot it too. This could have been avoided. What the hell are we gonna do? My mom's been so alone ever since my daddy left. Cold. No one to hold her tight. Life has put her to the test. I know just what you mean. My mom's been so sad and gray. Word. My dad can't satisfy her in the bedroom ever since he passed away. Hold up. You thinking what I'm thinking? I'm thinking I'm thinking too. Slow up, what time is it though? It's time for a switcheroo. We both love our moms, women with grown women needs. I say we break them off, show them how much they really mean. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that name, where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. I got my digital camera, I'ma make your mama do a million poses. They will be so surprised. We are so cool and thoughtful. Can't wait to book your mom. I'ma be the syrup, she could be my waffle. Shout up. My mama loves bubble bath with chamomile. Straight up. Give it to my mom, doggy style. This is the perfect plan for a perfect Mother's Day. They'll have to rename this one all up under the covers day. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. Fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lane where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. Fucking each other's moms. Break it down. It would be my honor to be your new stepfather. It would be my honor to be your new stepfather. And while you and my mother, make me another brother. Damn. And while I'm in your mother, I'll never use a rubber. Oh. Cause every Mother's Day needs a mother's night. Yeah. They blessed us both with the gift of life. Uh-huh. She brought you in this world, so I'ma sex her right. This is the second best idea that we've ever had. Uh-huh. The choice can be no other. Be my mother, lover. Happy Mother's Day. Posso raccontare questo fatto? È che Wallone una volta credo che abbia accettato di avere, come patto Soros, di avere 100 come numero di piede. E la sua preoccupazione, bellissimo. E la sua preoccupazione è stata, ma qualche giorno fa tra l'altro gliel'ho fatta, proposta. E la sua preoccupazione è stata, ma poi come al cinema, no scusa, in auto o in aereo i piedi mi si incastrano. È una bella domanda. E la risposta era sì, cioè un minimo ti si incastrano, ma secondo me dopo una settimana ci prendi la ci prendi il piede, anzi, non la mano. Però mi sa che ci voleva pensare addirittura. Ma io, quant'è che prendevi al mese? 3.000 se non sbaglio.
Ma sì, 100 di piede. no, no, scusa, 1550 euro al mese. Però cazzo, quella cifra io la spendo per un paio di scarpe comunque. No, attenzione, attenzione, anche scarpe Soros garantite, vai in negozio, le scegli e le prendi. Vabbè. Fantastico, di tutti i modelli che voglio. Beh, allora probabilmente sì. Sì, io accetto, io accetterei. Bello. Salutiamo Walone, Walone che è l'inventore del patto Soros, una roba per cui verrà ricordato nei secoli dei E secoli. tra l'altro è talmente tanto famoso e famigerato che non riusciamo a portarlo qui per fare una puntata del Esattamente, podcast. ma Walone è stato invitato, prima o poi verrà. Noi lo ringraziamo di cuore, uno per aver invitato i patti Soros e due anche per averci graziosamente concesso la proprietà open source del patto Soros. Esatto. Beh, ma perché in realtà sono, come si dice, open. È Sono open source. open Bene, Nabu, è il tuo momento, è il momento che tutti abbiamo aspettato. Attenzione, pensa che è anche un patto per te, Ah, tu che pensa. so che non sei schizzinoso, ma comunque spero che farà abbastanza ridere come me lo sono immaginato. Vediamo. Hai 500 euro al mese? Già sono pochissimi. Sono pochissime perché in realtà la controparte è quella che è. Tutto quello che leggi nella vita, nel mondo, in tutti i media, in tutto, è scritto in Comic Sans. Urca. Beh, Porca sì, troia. ma anche cioè vado in Giappone e i cartelli stradali sono in Comic Sans. Tutto, qualunque cosa, anche i sottotitoli dei film su Netflix. Cioè, Oddio, che questo è il peggio, secondo me. tu stai guardando tipo il film drammatico islandese È tutto in mattonazzi. Comic Sans. Tutto in Comic Sans. 500 euro al mese. Sì. Secondo me c'è Guarda, di peggio. anche secondo me, io accetto, nel senso mi girerebbero i coglioni tutte le volte che lo vedo. Guarda, col Papyrus non l'avrei accettato. Il Papyrus non ci. Infatti quella è l'alternativa al Col Papyrus. Papyrus, se col Papyrus ne voglio 1500. Addirittura. Cioè, per il Papyrus voglio non dover lavorare. Per il Comic Sans ci sto. Ci sto. Ma anche detto che il Papyrus è veramente una merda. Papyrus, guarda, io ho una roba che. Una grande cicatrice nella storia dei videogiochi, secondo me, è che un capolavoro senza tempo come Shadow of the Colossus. Il Ah. font di Shadow of the Colossus era il cazzo di Papyrus. Era terribile questa cosa. Io vedevo. Ma no, il Papyrus no. Cioè, è proprio. Perché No. devo godere questa No, il Papyrus poesia? no. Comunque, quindi tu hai proposto quello e io sì, per il Comic Sans lo accetto, ci sto. Guarda che è tutta la vita, eh. Tutta la vita, tutto in Comic Sans. Cioè, pensa anche nel momento in cui tu fai un poster per un tuo concerto È in e Comic Sans. tutti i font sono Comic Sans. Guarda Ma ce la si che. può giocare bene quella lì. Non è un problema. No, non è un problema, lo accetto. Addirittura. Finché non è Papyrus, lo accetto. Molto bene. Allora, Fotone, hai un Beh, altro io non lo patto? accetterei comunque, sono troppo pochi 500 euro. Sì? No, io accetto. No, perché poi pure la scritta, che cazzo ne so, Triumph sul serbatoio è in È in Comic Comic Sans. Sans, certo. Compri una Lamborghini, è scritto in Comic Sans, no, Che beh, Ferrari in mica tutto. il to No. l'emblema del toro. La Lamborghini con il logo in Comic Sans la vorrei, ma tipo, cioè, se mai avrò una Lamborghini mi farò rifare il logo e ce lo attaccherò in Comic Sans. Attenzione, probabilmente può scattare la copertina di questo episodio. Qua per fare un taglio, non lo Allora, so. Fotone, Sì. puoi avere sempre la macchina che vuoi, cioè la vettura che vuoi, la puoi avere, ma c'è un team di 10 esperti di cultura pop che te la decorano a merda. Cioè, tipo, appunto, ti fanno il logo in Comic Sans, ti ci mettono i dadi e tu non li puoi togliere, ti fanno i cerchioni coi LED, ti fanno la macchina con un gradiente dal verde vomito all'arancione. Così, però puoi avere la macchina che vuoi. Cambi, Ma una sola, cioè la cioè pelle. la puoi cambiare una volta ogni 6 mesi. Bah,
tenderei ad accettare perché comunque, come dice mio padre, sto dentro, chi se ne frega. Comunque, cioè, per dirti, e Stefano può capirmi, prendi una bella Huayra o una Zonda, sti gran cazzi che fuori è color verde vomito con i cerchi Ma gli viola adesivi, e... l'adesivo fine, hai presente gli adesivi quelli da finto tuning, cioè quegli adesivi lì, l'adesivo della famiglia con l'adesivo della famiglia attaccato al vetro posteriore, Ah, il Madonna. bumper sticker con scritto La mia altra macchina è una Ferrari. esattamente, My Other Car is a Ferrari, se sei su E una sei sulla Ferrari, Ferrari, è bellissimo quello. Allora, giuro, non succederà mai, ma se mai avrò una Lamborghini ci metterò il logo in Comic Sans, e se mai avrò una Ferrari ci attaccherò il bumper sticker dietro My Other Car is a Ferrari. No, vabbè, accetto, accetto, dai, accetto perché l'ebbrezza di provare comunque i motori che comunque rimangono inalterati, immagino, le prestazioni Sì, delle auto no, rimangono. è la macchina che scegli. Ma a questo punto, Fotone, io ti incalzo con questi patti sulla locomozione, il locomopatto, Do the do the locomotion. locomotion. Allora, tu non avrai mai bisogno di lavorare perché appunto percepisci 1900 euro al mese, nette, e tutti i tuoi spostamenti, eccezion fatta per gli spostamenti intercontinentali o gli spostamenti che faresti normalmente in aereo, tipo Milano-Parigi, tutti i tuoi spostamenti sono in risciò. Cioè, tu hai sotto casa sempre l'omino col risciò, con il No, cappello. guarda, te la miglioro. Vai. David Lopin. Va bene. Ma non posso guidare nient'altro No, non io. puoi guidare nient'altro perché i tuoi spostamenti sono in risciò. Ma posso allenarmi in bici per dire? Sì, Cioè, no, la bici conta come hai. come risciò. Come svago. No, conta come svago. Non puoi usare la bici cioè, puoi usare la bici per andare a fare un giro di 2 km o 4 km sui colli bolognesi ascoltando Cesare Cremonini. Ma non puoi usare la bici per andare da Savona a Spotorno. Cioè, in quel caso, se è uno spostamento funzionale. Non puoi dire vado a fare la spesa fino a Mafalda con la bici. Ok, ovviamente non posso prendere, però no, il discorso moto, cioè mi vado a farmi un giro con la moto, torno fra 3 ore. Posso o Sì, non posso? finché il punto di arrivo è lo stesso del punto di partenza? Sì, perché conta come ricreazione. Se invece Ok. devi andare Da un punto A a da punto B. Chieti all'aeroporto, vai in risciò. E quindi ovviamente la ricreazione vale anche con la macchina, se dico vado a farmi 2 curve sportive in montagna e Finché ce ricreazione. l'hai in garage, finché non ti fermi. Però non è che puoi dire ci andiamo a mangiare una pizza in moto da una O in parte. macchina. No. No, in quel caso vai in risciò. O per il risciò. vai a piedi, però deve essere vicino. Al lago, perché Allora, ci devi andare il per risciò. me è dirimente un fatto. Il giro di ricreazione comprende anche soste tipo caffè. Mi fermo a prendere un caffè o una birretta fresca in No, montagna? birretta No. fresca no, hai diritto a un caffè in autogrill. Cioè, Guarda, autogrill bene, rifugio in montagna no. te la butto lì. Secondo me è il tempo di una pisciata. Che Sì. può No, essere impiegato per no, qualunque no, cosa. anche il caffè. Cioè, il caffè all'autogrill è una merda, non è un piacere, è una È una sosta che fai necessità. per. Esattamente. No, vabbè, ma non accetto, no. No, è troppo uno sbattimento, mi toglie il gusto delle cose belle. No, 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 non lo accetto. Ma il risciò va veloce? Ma che cazzo va veloce? Va a piedi. È un normale risciò, è un risciò con un giapponese molto allenato. Anche perché comunque ha stamina infinita, nel senso che, cioè, se tu decidi di andare
da Chieti all'Aquila, lui ci sta, cioè lui va. Bella, ma mi fare... lo accetterei solo per dirgli mi porti in America, che immagino che sia anche gratis a quel punto. No, perché... no, lo sposta, lui ci mette il tempo normale, cioè, tu puoi anche, cioè, se tu valuti che da Chieti a Milano vuoi venire in aereo, benissimo. Se decidi che lo vuoi fare col reshow, lo puoi fare, ma ci metti dei giorni comunque, cioè ci metti... avrà un picco di, esageriamo, 15 all'ora. È come un cavallo, fondamentalmente. Ma nemmeno, no, vabbè, ma no, cioè divento... sono nel isolato. Senso che dopo, che come un cavallo, nel senso che dopo tot chilometri lo devi cambiare. No, no, ma non accetto. No, non posso. Tra l'altro no. Ti si materializza in qualunque paese del mondo, nel senso, se tu voli, se andiamo alla GDC... prendi l'aereo, ma poi sotto casa, sotto la nostra casetta, a te aspetta, se vuoi poi hai spazio anche per un'altra persona, cioè tipo posso venire con te, ma tu non prendi il tram per andare al Moscone Center, prendi il reshow. No, allora non lo accetto, però mi piacerebbe poter pagare un fisso per averlo come feature quando bloccabile quando voglio, cioè, ah cazzo, pago tot euro al mese. Guarda, allora ce l'hai, spendi 49,99 euro al mese e hai sempre il reshow al prezzo di un Uber. Non sono pochi, perché comunque non sono pochi, però tenderei a farlo. Sì. È la flat del reshow. No, neanche, sì, perché è a pagamento, è l'abbonamento al reshow. Esatto. Mi sento un po' stupido andare in giro seduto che la gente mi vede, sono l'unico, tra l'altro. Per certi versi è comodissimo ed è troppo figo. Ma è ovviamente un abbonamento che poi posso disdire nel momento in cui non voglio più averlo. No, infatti secondo me è perfetto. E bene, allora io direi che abbiamo un altro momento musicale, o vogliamo chiuderlo direttamente? Secondo me è a posto così. Lo chiudiamo, ma sì, chiudiamo questo Better Call Soros. Lasciamo un patto per il pubblico. Lasciamo un patto per il pubblico e impegniamoci a non rispondere, perché se no la volta scorsa abbiamo fatto lasciamo un patto per il pubblico. Esatto. E allora, innanzitutto, se siete il pubblico, grazie pubblico per ascoltarci, volete proporre un patto Soros, scrivete a podcast@outcast.it e probabilmente non lo guarderemo mai. No, infatti. Però c'è una possibilità molto piccola che lo leggeremo e lo faremo in diretta. Assolutamente. E commentate e soprattutto condividete la puntata. Noi commentatela su YouTube. Esattamente. Così almeno non ci perdiamo i commenti. Perché è un attimo. Il posto ufficiale per i commenti è YouTube? Abbastanza. Ma l'hai deciso tu, tra l'altro. Era per il video. Ah. Era per il video. No, va bene. Il posto ufficiale per commentare questa cosa è il video di YouTube. E la regola, perché ci volete bene, è che quando commentate la prima volta, condividete il video. Ah. Quindi. Patto Soros per il pubblico. Io ne ho uno. Attenzione. Vai fotone. Allora, pubblico, avete 2500 euro al mese, ma tutte le notti piangete come un neonato. Cioè, vi svegliate, incominciate a piangere. Sonno anzi, il riposo e la salute mentale non ne risentirà. Ma succede solo che è un problema acustico, più che altro. Il cazzo al prossimo. Sì, a tutta la notte. Come un bambino che si sveglia ogni tanto di notte. Ma per esempio, in questo caso Miriam dovrebbe... cioè Miriam può svegliarsi e darti, accudirti un attimino per farti riaddormentare, oppure ti riaddormenti di default? Beh, no, succede che poi puoi essere cullato, coccolato, tranquillizzato, però comunque poi, dopo, come fanno i bambini, dopo mezz'ora magari ricomincia a piangere. Bene, allora io so cosa risponderei. Anch'io. Anche Nabu. Amici del pubblico, scriveteci cosa ne pensate e grazie per essere stati con noi, con me, Fabio, Kenobit, Bortolotti, Miriam, Pentatron, Di Penta, Lorenzo, Fotone, Antonelli e Fernando Bentivoglio, Nabucodonosor.
Grazie a tutti amici e alla prossima. Ciao. Abruzze, alla prossima.